Salve ragazzi, oggi prendiamo J5 versione 2015 e cambiamo nel completo LCD. Andiamo con aria calda su un massimo 200 gradi e andiamo a rimuovere andiamo a riscaldare tutto il perimetro, che è questo del la parte anteriore del dispositivo, appoggiandoci su un piano con un tappetino antistatico che è la migliore, e andiamo avanti. Oggi facciamo questo e stiamo aspettando che si carica Samsung A3 2015 per controllare se il touchscreen che ci è arrivato sia tutto a posto. Abbiamo provveduto a metterlo in carica e nel frattempo andremo a fare questo piccolo tutorial, come rimuovere e incollare cambiare il display LCD di Samsung J5. È un'operazione semplice, ci vuole più tempo per riscaldare tutto il perimetro che per la sostituzione e per controllarlo, perché tanto quello che dovremo fare sulla 3 2016 lo faremo qui adesso. Forse la ripresa sarà un po' storta, adesso proviamo a indirizzarla magari così un po' meglio. Vediamo, questo dovrebbe essere il secondo video. Metto sempre una mano dietro per capire se sto superando il limite di calore che gli do al dispositivo, in modo tale che se dietro scotta vuol dire che qualcosa non va, nel senso che non dovrebbe scottare. Noi dobbiamo solo far sì che l'adesivo, colla, come la vogliamo chiamare, si ammorbidisca per poi andarla a rimuovere con una pressione, sempre con questa aggeggino qui, che è molto utile. E come dicevo prima, adesso non so quanto vedete il video, ma prima di questo video stavo facendo una 3 2016 che però non ho messo in carica, quindi non posso provare il touchscreen nuovo, che è da provare prima di montarlo. Penso che ormai ci siamo, appoggiamo una mano sopra per controllare la temperatura. Sì, grossolano, molto grossolana la cosa, perché è molto semplice pure fare questa cosa qui, nel senso passare questo all'interno dove vi è il adesivo, magari in questa parte qui si vede meglio, e ci metto una pinzetta per farvi vedere. Ecco, posizioniamo la camera e funziona un videomaker, quindi ecco. Qui troviamo questo adesivo qui, che noi con questo ci dovremmo andare sotto, lo vedete? Quindi questo qui dovremmo andare sotto qui e andare a rimuovere tutto questo adesivo, che poi dopo viene su da solo. Qui troviamo, se non erro, sempre i tastini da non tranciare, mi raccomando. Nel frattempo, nelle parole, si è raffreddato il dispositivo. Ok, passiamo questo all'interno del dispositivo, facendo sempre una leve pressione. Se avete degli occhiali per le schegge, per i residui che potrebbero arrivare nella faccia, metteteli. Ok, ci siamo quasi. Togliamo il adesivo, come vedete, ecco qui che cede. Io ci metto lunghe perché è più comodo. Togliete la batteria, perché dopo capita che schiacciate il tasto d'accensione. Con gli occhiali non è facile intravedere cosa ci sia sotto, infatti l'ho acceso, però molto semplice. Questo rumore non lo dovrebbe fare, solo nel caso in cui dovete buttare via il vostro display dovrebbe fare questo rumore. Ok, andiamo a riscaldare un altro po', anche se ormai c'è poco da riscaldare, perché
quel tic non mi è piaciuto per niente, però è una LCD da buttare via, quindi non è recuperabile. Possiamo fare un po' tutti, ecco, nel senso che se ci sono questi piccoli rumori è un po' grave se il dispositivo, se l'LCD questo è da recuperare, nel senso che, ne so, se rompe il connettore, per arrivare al connettore bisogna che un attimo smontiamo tutto, invece noi smontiamo solo questo. Ecco, adesso andiamo a suonare, bellissimo. Adesso finiamo e poi togliamo la batteria prima di scollegare il... Allora, qui quando ci sono tutti questi vetri sarebbe meglio farlo con i guanti, ma non ce l'abbiamo i guanti, quindi andiamo avanti lo stesso. Ecco, questi rumori non sono perfettamente belli, però ripeto, lo dobbiamo togliere, ci sono freddi, quindi ecco, infiliamo questo plettro gigante così e vada sulla colla. Ok, scaldiamo la tua porta dietro. Allora, togliamo la batteria, schedine varie, così siamo sicuri che non succeda nulla. Se per sbaglio con questo aggeggino qui andremo a tranciare qualcosa, perché vi ho consigliato di lavorare con gli occhiali per queste piccole schegge, perché possono andare a finire gli occhi, però gli occhiali non è che si vede tanto bene, eh? Quindi procediamo per ammorbidire per adesivo, collo, quello che sia dietro a questo display, perché al centro di solito non c'è mai l'adesivo, diciamo che solo la parte intorno è ben adesivata, però in questo dispositivo può essere stato già cambiato e quindi chi prima di me ha potuto usare della colla o qualcosa al centro del display, quindi per questo pone resistenza. Scaldo il perimetro, ma in questo caso anche il centro, e poi posizionato la camera, ecco, andiamo di forza bruta. Ecco, diciamo che non è il modo migliore, non è che sia di forza bruta, ma in questo caso qui, una volta controllato bene che questo passi da solo, così, ecco, vedi, entra da solo, ecco, in questo modo qui. Cosa importante sempre è controllare che questi tastini rimangono intatti. Qui trovate l'attacco come la 3, quindi andiamo a rimuovere questo adesivo, ci facciamo aiutare dalla pinzetta. Forse non serve, vediamo un po', vediamo questo adesivo, conserviamo questo bottone, in questo caso lo usiamo anche dal recipiente, il guscio posteriore, mettendo la batteria dove ci sono questi fori in modo tale che le viti non vanno perse. Queste lo usiamo come recipiente solo quando facciamo dei lavori un po' veloci, così, in questo modo. Come potete vedere, sì, c'è da smontarlo, nel senso che c'è da aprire qui per rimuovere il flat del display, che in questo caso è questo dietro. Andiamo a rimuoverlo, ecco, ci siamo, sempre un afferrino di plastica per... è meglio, diciamo, ok. Dopo aver rimosso questo, aver controllato che tutto il perimetro sia pulito, come facciamo? Così passiamo delicatamente, vedi qui c'era un piccolo pezzetto di vetro, controllare che non ci siano adesivi, altri piccoli pezzi di vetro, non so se si riesca a vedere, ma
così. Adesso proviamo a fare questi video in 2K per vedere un attimo se vengono meglio. Non lo so, però ci proviamo. Ok, di solito noi questi dispositivi per riscaldarli usiamo la piastra fatta apposta, però ci si è rotta e quindi di conseguenza la temperatura non è controllata, cioè un dispositivo che controlla la temperatura, quindi fa arrivare a una certa temperatura e si ferma, non è affidabile, quindi preferiamo farlo a mano, riscaldare a mano. Allora, per togliere questi pezzetti di vetro, che forse solo io vedrò, cioè, capisco, forse troppo piccoli, ci facciamo aiutare da un giro del genere. Potrebbe andare bene anche un cacciavettino a taglio. Mi raccomando, piano, non graffiate questa cornice perché è fatta un po' così, quindi andiamo a rimuovere così, piano, perché anche se fate forte non c'è senso, perché l'adesivo viene via da solo in questo modo qui. Qui, ecco, siamo quasi. Certo, la musica di sottofondo non è 2016, ma mi rilassa questa musica. Ecco, siamo quasi, ci siamo. Ecco, un altro pezzetto. Purtroppo la telecamera legata a un coso che ho preso su internet, però non è che va tanto bene, perché poi si muove, se la tocchi è un casino. Ok, sicuro che il perimetro sia pulito, andiamo a provare il nuovo componente prima di montarlo, ovviamente sempre originale per un discorso di garanzie. Dopo chi vuole risparmiare me lo dice, non ha la garanzia, lo può comprare anche da sé, il ricambio viene da me, se lo monta, se non riesce da solo. Ok, ovviamente facciamo una piccola pulita sempre con questo getto geggio magico, così, perché dopo andremo a appoggiare il nuovo ricambio. Questi vetri, mi è capitato che hanno graffiato l'LCD nuovo, quindi mi è toccato ricambiarlo. Ovviamente un componente nuovo pretende che sia senza graffio, giusto? Allora andiamo a prendere il componente originale LCD J5F, eccolo qui, dall'azienda Nevmovi, che ci fornisce i ricambi, che ci dà la garanzia. Ok, tocchiamo questo qui, apriamo e facciamo la classica prova prima di andare a spellicolare tutto quelle che sono le pellicole di protezione e che fanno vanno a proteggere il adesivo che dopo andremo a utilizzare, perché togliendo le pellicole sotto c'è la colla, non mi viene il termine, comunque fatto sta che dovrebbe funzionare, ecco, diciamo così, prendiamola per buona. Allora, questo è il connettore, basta piegarlo un po' e infilarlo in questa fessura qui, non so se riesco a farvi vedere, infilarlo qui, piano, deve entrare da solo, poi centriamo il buco qui, se siete maschietti è grave se non lo centrate, questo forellino qui che è speaker dell'auricolare alto, ok, lo posizioniamo quasi al centro, anche no, ok, colleghiamo il componente qui, ok, quindi andiamo prima a vedere come doverlo posizionare in modo da non pigiare inutilmente, ok. Ok, cosa ho fatto io? Vedevo che non era preciso questo qui. Questo qui, vedi, è un po' più avanti. Cosa faccio? Muovo l'intero CD, LCD, scusate. L'intero LCD in modo tale che si posizioni tipo così, penso sia perfetto. Ok, quindi poi dopo appoggio leggermente così.
Ok, ci siamo quasi, eh. Schiaccio al centro. Tac, tac, sotto le dita sento che è tutto perfetto. Ok, ricolleghiamo la batteria senza sim, senza schermo, senza niente. Tanto dobbiamo provare la tastiera. Tastiera, touchscreen, tutti i suoi componenti. Questa guida vuole far capire che non c'è bisogno per forza di smontare tutto. Diciamo che possiamo anche fare con più cautela, non come ho fatto io, con più cautela, e andare a rimuovere solo l'LCD. Aspettiamo che si accenda, perché queste viti qui tengono il frame, dove il frame centrale dove viene alloggiata la scheda madre, la PCB, USB e tutti i vari componenti, fotocamera, batteria e tutto. In questo caso batteria removibile, in altri dispositivi c'è anche la batteria che non è removibile. Molti dispositivi come Samsung A3, A5, queste viti le portano all'interno, come vedremo dopo. Ok, ok, sembra tutto a posto. Andiamo, andiamo qui, andiamo a controllare il tastino. Ok, il tastino funziona. Oh, perfetto, c'è un codice. Vabbè, troveremo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. Elimina. In questi casi qui è un po' un casino, perché potrebbe tutto funzionare come non funzionare. Proviamo il cursore, usiamo qui, guarda tutte le prove del caso, mettere le dita un po' dappertutto, ecco, nel senso toccare qui, in questi casi qui quando non c'è la possibilità di accedere al dispositivo perché è protetto da codice, non so, fate una chiamata d'emergenza se ve la fa fare, entrate nelle notifiche, schiacciate tutti i pulsanti possibili, immaginabili. Questo qui, se vi ritorna il feed del sonoro, vuol dire che funziona. Così. Tic. Questo non ritorna, potrebbe non funzionare, ma lo proviamo subito. In questo caso facciamo così. Andiamo di qua. Ecco, non era appoggiato bene, ma funziona perché, come potete vedere, avanti. Forse non funziona perfettamente, ma è pure perché non è appoggiato, Sì, devo schiacciare un po' di più perché non è incollato bene, ecco. Diciamo, mettiamo un po' di dappertutto così, penso che sia a posto. Possibile, ok, in questo caso qui poi dopo lo spegniamo tenendo premuto il tastino laterale e ci usciamo. Ok, se non si riesce, che magari c'è una protezione o qualcosa, togliamo la batteria, semplice. Andiamo a ricollegare il tutto, cerchiamo di fare un video veloce sotto i 20 minuti. Come facciamo? Ci muoviamo. Ecco, allora qui abbiamo pulito prima tutto il perimetro di questo dispositivo, in modo tale che adesso quando andremo a incollare o biadisivare o chiamatelo come volete, il nuovo dispositivo, che presenta già il suo biadisivo originale, essendo un componente originale, vada tutto perfetto. Quindi io passo un'unghia, passo, vedo se ci sono puntini di vetro, rimanenze, che mi sembra no, a posto, controllo a vista, a posto, perfetto. Quindi adesso che sappiamo che il dispositivo funzioni perfettamente, possiamo incominciare nella fase di spellicolamento. Cosa intendo? Intendo questo. Ok, così, così, togliamo tutte le pellicole del caso, tutta la pellicola intorno, anzi togliamo prima questa qui al centro, va? Già, mi ha rotto le scarpe. Sì, no, proprio di fabbrica c'è un po' di biadesivo qui che prima mi dava problemi. Ok, togliendo questo, togliendo questo, togliendo tutto, già questo telecamera, ecco, tutto questo, ecco, teniamo al lato il dispositivo,
togliamo tutto, tutto, tutto il biadesivo, togliamo anche questo pezzetto qua, buono, togliendo anche questo qui che è la protezione della camera, mi raccomando non dimenticate. Allora vediamo un po' se fa l'effetto occhiolino, no, a posto, quindi qua ci siamo e andiamo a chiamare a comando il nostro tastino, controlliamo sempre che non sia sporco, se è sporco gli diamo una pulita, sicuro, e faremo un qualcosa di più fermo nel prossimo, eh? Ok, diamo una pulita veloce, non riusciamo a stare nei 20 minuti, perfetto, andiamo avanti alle oltranza, non ce ne può fregare di meno, ecco. Ecco, una volta pulito incolliamo qui, ecco, mettiamo qui dentro, riprocediamo, una piccola soffiata, incolliamo questo, aspettate un attimo. Quindi riappoggiamo questo qui, in questo caso così, riprendiamo questo foro, quindi incolliamo prima la parte alta tenendo questa parte bassa e poi lo appoggiamo, poi andiamo di pressione tutto il perimetro, ok, tutto così, perfetto, ok, in questo caso controlliamo il tastino se ci dà il feed di vibrazione di ritorno, quindi io schiaccio ritorno su, sì, perfetto, tanto non ti chiamano, ok, un solo, ecco, ci siamo quasi, eh, ricolleghiamo questo in questo modo, quindi andando a posizionarlo sopra e poi tipo così ci andiamo a calzare, tac, sentiamo il pip, abbiamo fatto. Quindi abbiamo finito, riposizioniamo il tutto, il telefono è pronto. Ci abbiamo messo un po' di più per cercare di far capire chi sta guardando questo video, a chi si vuole cimentare nelle riparazioni, fai da te, come farlo. Perché magari uno incomincia a smontare, in questo caso non ce n'è bisogno, proviamo il tastino, prima non ha funzionato. In questo caso non c'è bisogno e quindi di conseguenza uno smonta, smonta, smonta inutilmente, perde tempo, dopo non ci riesce e si incazza. Invece con questo piccolo tutorial si riesce a capire un attimo come è fatto il J5, se c'è bisogno o non c'è bisogno di smontarlo realmente, o se è realmente così semplice scollare il dispositivo, l'LCD vecchio, incollarne uno nuovo. Ovviamente sempre provarlo, fatevi dare un codice, in questo caso io non me lo sono fatto dare, okay, perfetto, vediamo la sua pellicola, ok, come vedete funziona tutto, multitasking, tastino di ritorno, tastino centrale, faccio questo prima che mi si parta il, facciamo un numero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, sì, questo lo devo fare prima ma non mi è stato permesso, quindi provo anche adesso che non l'ho incollato perfettamente, andiamo a spegnere il dispositivo, ok, perfetto, per questo video è tutto, ci vediamo dopo per il ricondizionamento del A3 2015, dico dopo perché pochi minuti fa stavo facendo quello ma la batteria era scarica. Vi saluto e vi ringrazio.